Ciao a tutti e bentornati qui nel canale Sai Che Web TV in un'altra puntata di Sai Che. Intanto un buon tutto a tutti da Iopino, da Donato e da Valeria. E naturalmente vogliamo salutare il resto dello staff. Sebastiano, Arianna e Sara. Ok, che cos'è un Sai Che? Sai Che è un programma di videoservizi informativi con interviste a professionisti o cultori hobbisti di utilità e informazione popolare. Come ad esempio usi e costume, arte, cultura, storia e tradizione del nostro territorio e tante tante curiosità in generale. Quindi se avete anche voi una curiosità da raccontare, ci contattate per una pre-intervista. E iniziamo con il Sai Che dedicato alla vita e alla natura che ci circonda. In questa occasione sono api e vespe. Dove allevarle e cos'è un'arnia? La differenza fra ape e vespa, la differenza dei loro pungiglioni. Ci dà delle nozioni apicoltore hobbista di Castellana Grotta in provincia di Bari, il signor di Brindisi Sabino. Però prima di vedere il video vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale se non l'avete ancora fatto e cliccare mi piace sui video che vi piacciono. E mettere il dito al campanellino per vedere fra i primi i nuovi video. Quindi scopriamolo insieme questo bellissimo video e ringraziamo ancora Arianna per la collaborazione. Buon tutto a tutti e sai che puoi interessare o coinvolgere anche te. Ciao, oggi ci troviamo in compagnia di Sabino di Brindisi, apicoltore hobbista di Castellana Grotte. Oggi a Sai Che si parla di natura di api. Ciao Sabino intanto. Ciao. Ecco, arnia, custode delle api, com'è fatta? Adesso vi faccio vedere, questa è un'arnia completa di melario ed è la casa delle api, dove loro allevano la loro prole, dove tengono la loro covata, le loro scorte di miele e di polline per dar da mangiare alle loro larve. Arnia, la custode delle api, com'è fatta? Questa è la casa delle api, dove noi le alleviamo, li teniamo al caldo e adesso vediamo di aprirla e vedere com'è composta l'arnia nel suo interno. Ok? Quello che sto togliendo adesso è il foglio per prendere la propoli. Come vedete, questa è la propoli pura che le api prendono per sigillare la loro casa, per farla, è tipo un mastice che tiene sigillata la casa e non fa entrare aria o freddo all'interno. Questo che stiamo vedendo adesso è il cosiddetto melario, dove le api mettono il miele. Qua si può vedere un po' di miele perché l'abbiamo raccolto poco tempo fa. Adesso tolgo il melario e questa è la famiglia, come diciamo noi in gergo, è il nido dove vengono allevate le api, dove hanno la loro covata e tutte le loro esigenze. Bisogna andare sempre con cautela, con calma, mai affrettarsi. Ecco, questo è un telaino dove stanno mettendo il miele e dove metteranno anche, questo è un telaino di scorte, dove c'è anche un po' di covata, se riesce a vedere nelle cellette, quei puntini bianchi, quella è la covata. Adesso vediamo se c'è
ecco qua la regina. Se riesce a inquadrarla, questa è una ligustica. Lei è la promotrice di tutto l'alveare, cioè lei gestisce tutto l'alveare e anche la nascita delle femmine e dei maschi, a secondo come lei vuole gestire l'alveare. Allora, questa mettiamo dentro perché la regina non deve andare via, perché senza della regina l'alveare muore. Questo invece è un telaio di covata femminile. Come puoi vedere, ci sono le api intorno. Questa è tutta covata femminile, questa qua. E qua sotto ci sono questi bozzi che sono i fuchi e sarebbero i maschi che poi servono per fecondare la regina quando fa il volo di il volo nuziale. Ecco, questo è un bel telaino di covata, è tutta covata femminile con qualche covata maschile. Queste protuberanze sono covata maschile. E qui ai bordi c'è il nettare, il miele, che serve per dare da mangiare ai piccoli. Mentre questa è una nuova cella reale che le api si stanno incominciando a costruire per sostituire la regina. Però noi questa la togliamo perché non vogliamo far diminuire le api al suo interno. Questo lo poggiamo qua e togliamo un altro telaino. Ecco qua. Questo è lo stesso, con covata femminile molto estesa. Qui al centro c'è un po' di nettare, sempre per la covata che deve nascere. Per quando nascono le api, allora incominciano a nutrire e poi fanno la loro vita. Ecco. Qua ci sono anche delle celle reali. Vabbè, queste le tolgo dopo. Allora, come puoi vedere, l'arnia è formata anche, se riesci a entrare, l'arnia è formata anche da un fondo con la rete che serve per la varroa, per quando facciamo i trattamenti per la varroa, che è un parassita delle api, cade attraverso quella rete e non riesce più a rovinare la vita delle api, perché è un parassita che succhia loro diciamo la linfa e le fa morire, le fa indebolire e poi morire. Ecco, adesso ci troviamo in un'altra postazione, siamo usciti dall'apiario e continuiamo con le domande. Cosa producono principalmente le api? Le api producono il miele, il polline, la propoli, c'è la cera e la pappa reale. Ecco Sabino, e quali sono le loro proprietà e il loro utilizzo? Allora, il miele lo conosciamo tutti quanti, che è benefico per tutti, per tutte le persone, mentre non è adatto per i bambini sotto i 2 anni. Tenetelo ben a mente perché può fare danni irreversibili. Poi c'è la propoli, che per le api è un collante che vanno a sigillare tutte le fessure per non far entrare il freddo, il caldo, in base ai periodi, però per l'uomo è un antibiotico naturale. Poi c'è la cera che loro utilizzano per fare le celle dove allevano la covata, dove mettono il miele, e la cera viene utilizzata anche in falegnameria, per la cosmesi, per tanti fattori, per le candele, i ceri, tante cose varie.
E poi c'è la pappa reale, che è la pappa, quella che danno i primi 3 giorni a tutte le api normali. E poi loro scelgono fra loro una in particolare che diventerà la loro regina e viene nutrita solo a pappa reale, finché non nasce. Lei mangia solo pappa reale. Ed infine producono anche il polline che loro vanno a raccogliere da fiore in fiore con le zampette, dove lo mettono sulle zampette posteriori e lo portano nell'alveare, a cui danno poi alle loro larve, quelle che non vengono più nutrite con pappa reale, danno miele e polline per tutto per il resto del loro periodo, che poi nascono dalle loro celle. Ecco Sabino, invece nell'alveare ci sono dei problemi? I problemi ci sono, come vi ho fatto vedere prima nell'apiario, i problemi maggiori sono quelli della tarma, se non vengono presi in tempo possono anche far spopolare il nido, tutte le api vanno via perché non riescono più a covare. E poi ci sono i problemi riguardanti la salute delle api, riguardanti la varroa maggiormente, che vengono trattati più di una volta l'anno senza del melario. E poi c'è anche la cosiddetta etina tumida che ci hanno importato dall'estero, che ci fa distruggere gli alveari. Da noi fortunatamente ancora non c'è, però dobbiamo stare sempre attenti quando ci troviamo questi soggetti nell'arnia, nel nido, che ci danno parecchi problemi. Ma poi i problemi maggiori sono dell'uomo che, facendo i diserbanti, i neonicotinoidi e tutti i trattamenti che fanno, e fanno impazzire le api, distruggono le api e portano una moria abbastanza consistente di api, purtroppo. Se noi continuiamo ancora con questi diserbanti, questi trattamenti fatti a casaccio, e purtroppo le api andranno a scomparire e con loro scompariremo anche noi. Purtroppo le api sono gli impollinatori principali che abbiamo, perché farfalle non ce ne sono più, altri insetti per l'impollinazione non ce ne sono più. Se muoiono le api, anche noi siamo destinati a morire anche noi. Ecco Sabino, c'è una differenza tra la puntura di ape e la puntura di vespa, e cosa devo fare nel caso mi dovessero pungere? Allora, c'è una differenza abbastanza consistente, perché il pungiglione dell'ape è tipo seghettato e una volta che ti punge il povero ape muore, perché il suo pungiglione è tipo seghettato, una volta appunto rimane nella pelle e il povero ape lascia anche la sua sacca velenifera con tutto il resto dell'addome quando poi va via. Mentre quello della vespa invece no, è liscio come l'ago di una siringa. E niente, quello ti può pungere 2-3 volte, mentre l'ape normale ti punge una volta e basta. Per toglierlo non si dovrebbe utilizzare le mani, ma bisogna utilizzare una carta magnetica o un coltello senza cioè che non taglia, altrimenti vai a tagliare il pungiglione, un qualcosa che deve togliere senza schiacciare la sacca velenifera dell'ape che ti lascia attaccata al pungiglione. Questo per quanto riguarda l'ape mellifera. Mentre la vespa può pungere varie volte, ma non muore. Sabino, nel caso dovessi trovare un nido di apidi, cosa devo fare? Allora, prima di tutto, di non avvicinarvi. Vedere che tipo di api sono, chiamare i vigili o chi di competenza, oppure chiamare qualche apicoltore e lui sa come intervenire e cosa fare. Allora, le api che potete incontrare molto facilmente in queste zone nostre sono le api mellifere e i bombi. Invece, Sabino, se trovo un nido di vespidi, cosa devo fare? Allora, bisogna stare prima di tutto alla larga da queste vespe, da questi calabroni, e chiamare un apicoltore, chiamare qualcuno che è competente in materia, si sa proteggere e sa come deve intervenire per eliminarli, per togliere questo fastidio
alla persona o dove si sono insediate. Allora, in queste zone si possono trovare i calabroni che comunemente vengono chiamati le ape rosse, gli apun, in poche parole. Innanzitutto grazie a Valeria che ha fatto da giraffa a microfono e grazie anche a te Sabino che ci ha aperto un mondo nuovo che sicuramente quasi nessuno conosceva. Speriamo come sempre che i suggerimenti di Sabino vi siano stati utili. Sai che può interessare o coinvolgere anche te. Grazie.